importante, una vittoria cercata, poi anche sofferta perché il Gubbio si è dimostrato un'ottima squadra e in un ottimo momento. Dobbiamo recuperare energie e andare con grandissima fiducia perché abbiamo i mezzi per vincere le partite, sicuramente soffrendo, lottando, però abbiamo possibilità di vincere le partite e quindi ci prepareremo a questo big match nel miglior modo possibile. Perfetto. Mi fa piacere che il mio gol abbia aiutato la squadra perché oggi era una partita un po' spartiacque per la nostra stagione, perché vincendo abbiamo distanziato il Gubbio in maniera importante e ci siamo rilanciati nelle prime 6 posizioni, che è quello il nostro obiettivo. Stasera intanto ci godiamo questa vittoria perché è dura, questo girone dimostra ogni settimana che vincere contro chiunque è dura. Quindi stasera festeggiamo la vittoria contro il Gubbio. Poi è normale che da domani bisogna pensare al Cesena, che è una sorta di bonus, perché giochiamo solo noi, quindi un risultato positivo ci può dare quello slancio per finire al meglio la stagione. Oggi volevo fare una dedica al mio ex compagno Antonio Vanacore, che è venuto a mancare per colpa di questo terribile virus. Io ho avuto la fortuna e l'onore di giocare con lui, di condividere lo spogliatoio con lui a Melfi, e mi ricordo che era una persona molto 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 allegra, che aveva sempre una parola di conforto verso tutti, e anche a 2 miei compaesani, perché il virus sta colpendo anche la mia città natale, e ci hanno lasciato 2 miei amici di famiglia, che sia Peppe e Piero. Quindi questo gol lo dedico a loro, a tutti e tre. Sicuramente oggi è stata una partita dura contro un'ottima squadra che veniva anche da un risultato positivo. Abbiamo combattuto, non abbiamo mai mollato e siamo contenti per questa vittoria. Ci abbiamo mercoledì una gara ancora più importante, un recupero, e ci abbiamo questi 3 punti in palio che sono importantissimi per la classifica, quindi subito testa al Cesena. Sicuramente va la mia compagna e la piccola principessa in arrivo.